giallo ai Cappuccini. Il cadavere del 33enne Dario Bevilacqua è stato trovato ieri sera fuori la chiesa. Accanto a lui la sua pistola. I carabinieri non escludono alcuna pista. ASL, RMF, la conferenza dei sindaci chiede un incontro urgente a Bondi. Ultimo giorno per Quinta Valle, senza i precari San Paolo in ginocchio. Box, il pugile di Tarquinia Stefano Gasparri di scena ai campionati mondiali youth in corso di svolgimento in Armenia. Bentrovati dal TG Alto Lazio, giallo ai Cappuccini. Il cadavere del 33enne Dario Bevilacqua è stato trovato ieri sera fuori la chiesa. Accanto a lui la sua pistola. I carabinieri non escludono alcuna pista. Per tutti i ragguagli il nostro servizio. È un vero giallo quello del corpo senza vita di un giovane rinvenuto ieri sera intorno alle 20:15 nel piazzale di fronte alla chiesa di San Felice di Cantalice. Accanto al cadavere una pistola. Nessuno ha assistito al momento dello sparo, ma secondo una prima ricostruzione l'uomo, Dario Bevilacqua, 33 anni, di Civitavecchia ma residente a Roma, potrebbe essersi sparato un colpo di pistola alla testa proprio al centro del piazzale antistante la chiesa dei Cappuccini. Ma gli inquirenti non escludono che invece possa trattarsi anche di un omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il capitano Lorenzo Ceccarelli a coordinare le indagini. Avvisata immediatamente anche la Procura della Repubblica con il sostituto procuratore Alessandro Gentile che si è recato sul luogo per i primi accertamenti. A dare l'allarme sarebbe stato un parrocchiano che era uscito dalla chiesa ed ha visto il corpo del giovane riverso a terra in un lago di sangue. Accanto al cadavere la sua auto, una Smart nera. Sebbene il suicidio sia stata la prima ipotesi che si sta cercando di verificare, man mano che gli inquirenti acquisiscono nuovi elementi non si escluderebbe anche la pista dell'omicidio, soprattutto perché da un primo esame parrebbe che il colpo sparato alla fronte con il proiettile uscito dalla nuca sarebbe stato esploso da una distanza poco conciliabile con il suicidio. Ma di elementi contrastanti ce ne sono molti perché invece la pistola, a quanto pare una calibro 40, sarebbe di sua proprietà. Un giallo, appunto, ancora tutto da chiarire. È estesa anche alla giornata di oggi l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale. Anche questa mattina infatti vento forte, mare mosso ed una violenta gradinata hanno interessato la città dopo la tromba d'aria che si è abbattuta ieri mattina provocando diversi danni in molte zone della città. Disagi maggiori in centro e soprattutto al mercato dove il bandone di un cantiere volato via con il vento si è abbattuto sulla tenso struttura del mercato del pesce squarciandone una parte. Tanta paura tra i presenti ma per fortuna nessun ferito. Disagi anche in porto per le difficoltà di attracco e manovra delle navi. E la forza della tromba d'aria che ieri ha investito Civitavecchia è spiegata senza bisogno di ulteriori commenti nelle immagini raccolte dalla telecamera del rifornimento di benzina. E cambiamo argomento, passiamo alla giudiziaria. Ezio Tidei e Sergio Lo Monaco sono stati assolti perché il fatto non sussiste, l'accusa di falsa fatturazione finalizzata ad evasione fiscale. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio dal giudice monocratico Francesco Filocamo. Sono bastati pochi minuti di camera di consiglio al giudice per emettere la sentenza che accoglie completamente la tesi difensiva degli avvocati Sandro Lungarini per Tidei e Francesco Serpa per Lo Monaco. Il PM invece aveva chiesto la condanna ad un anno e 8 mesi per entrambi. Tra gli elementi che devono aver convinto il giudice dell'innocenza dei due imputati c'è senza dubbio il fatto che Ezio Tidei non era ancora il titolare della società Odescalchi all'epoca della compilazione delle fatture tra la sua società e la Sogeco di Lo Monaco. Fatture che secondo l'accusa erano state redatte per lavori in realtà mai eseguiti. Inoltre i lavori non risultavano perché in realtà erano solo delle migliorie. Cambiamo argomento, importante protocollo d'intesa tra provincia di Roma, comune ed ATER di Civitavecchia, si va verso l'attuazione di un progetto che prevede la realizzazione di una scuola materna in via Canova e unità abitative da cedere in locazione permanente a canone sostenibile. Lavoratori di Città Pulita in rivolta, ieri partendo dalla sede di via Leopoli, si sono mossi nella sede della società dove hanno continuato a manifestare tutto il loro dissenso e da qui infine si sono mossi alla volta di Palazzo del Pincio dove con cori e slogan hanno contestato il primo cittadino che li ha incontrati all'aula Pucci del Comune. Assemblea infuocata dove a essere contestato in primis è stato proprio il mancato pagamento degli stipendi. Sono 3 mesi che lavoriamo senza ricevere lo stipendio, hanno tuonato
cosa dobbiamo fare per dare da mangiare ai nostri figli, come dobbiamo pagare bollette e mutui. Ad accendere gli animi dei dipendenti della SOT, stufi delle continue critiche da parte dei civitavecchiesi che li tacciano per fannulloni, quando invece siamo costretti a svuotare 2.000 cassonetti con un solo mezzo e raccogliere la spazzatura da terra con le mani. Quella lettera che l'amministratore unico Gino Ciolli avrebbe recapitato loro, lettera in cui si chiedeva ai dipendenti di verificare la propria posizione nel pagamento della TIA e nel caso di procedere al pagamento. Oltre al danno anche la beffa, tuonano furiosi. Ma a non piacere anche l'ipotesi di vendita a privato per i dipendenti, ci sono altre soluzioni da poter prendere in considerazione per scongiurare il fallimento, a cominciare dall'eliminazione dei superminimi. L'amministrazione comunale è pronta a riprendere i lavori alla Marina e riconsegnarla così a Natale alla città. Lo hanno confermato il sindaco Pietro Tidei, il delegato Fabrizio Longarini e il dirigente Ermanno Mencarelli all'indomani dell'incontro avuto con la sovrintendenza a Roma. In sostanza è stato preso atto dell'assenza del vincolo paesaggistico per tutti i ragguagli e le nostre interviste. Si è sbloccata quindi questa situazione della Marina e siete pronti a riaprire appunto il cantiere? Immediatamente, perché come sostenevamo e come abbiamo finalmente avuto ragione, il vincolo lì sopra non c'era. Non si capisce per quale motivo non sia stato scoperto prima, però comunque abbiamo scoperto che il vincolo non c'è. La sovrintendenza è d'accordo, la regione è d'accordo, abbiamo fatto una determina, faremo una delibera ricognitiva dell'assenza di un vincolo e quindi siamo in grado di riprendere rapidamente i lavori. Mi pare una buona notizia per la città, perché rimanere ingabbiati ancora per anni lì dentro credo che era un fatto assolutamente increscioso e soprattutto dispendioso rispetto all'economia delle nostre casse, che sono già abbastanza esangui. Quindi cercheremo di chiamare la ditta. Io mi sono riproposto adesso di convocare immediatamente la ditta, metterci d'accordo e far riprendere i lavori, ovviamente informando anche la sovrintendenza dell'assenza di questo vincolo, che peraltro lei stessa ha condiviso. Un lungo lavoro, l'avevate promesso all'inizio appunto dell'insediamento della nuova giunta, oggi finalmente appunto si chiarisce questa questione della Marina. Sì, diciamo piano delle certezze, parte seconda. Oggi con l'aiuto dell'architetto Mencarelli e l'ufficio urbanistico cerchiamo di mettere, abbiamo fatto chiarezza su questo lungo, lunghissimo equivoco che riguarda la Marina. Avevamo promesso di restituirla alla città entro Natale e noi speriamo che per Natale la Marina sarà aperta e pronta per la città. Già il sindaco ha spiegato quali sono gli aspetti tecnici, a noi interessa che i cittadini sappiano che questo equivoco finalmente termina e con un nulla di fatto sostanzialmente, perché fin dall'inizio non c'era bisogno di nessuna autorizzazione paesaggistica. Finalmente anche la sovrintendenza ha convenuto con noi che questo vincolo effettivamente non c'era. E quindi continuiamo con questo percorso di leggerci le carte, metterle insieme, riordinarle e dare finalmente poi alla città delle risposte concrete in materia urbanistica, risposte che per 5 anni effettivamente sono mancate. La situazione dell'ASL Roma F è intollerabile, lo hanno sottolineato i sindaci nel corso della conferenza sulla sanità, approvando all'unanimità la richiesta di un incontro urgente con il commissario regionale Bondi, da chiarire la nomina del nuovo commissario, la questione dei precari ed il personale carente, il servizio. Ultimo giorno da commissario per il direttore sanitario dell'ASL Roma F, Giuseppe Guintavalle. In scadenza infatti il suo incarico, anche se nel frattempo dalla regione non è arrivata alcuna nomina ufficiale sul suo sostituto. Si parla da settimane dell'attuale direttore dell'ASL Roma, Riccioni, ma ancora nulla di fatto. È una cosa inconcepibile, ha tuonato il sindaco Pietro Tidei ad apertura della conferenza sulla sanità. Ho reclamato una nomina urgente al commissario regionale della sanità Bondi. A lui il primo cittadino ha anche illustrato il disagio dell'azienda dal punto di vista del personale. Ci sono 154 precari e 19 co-co-co che a fine dicembre rischiano di andare a casa. Se non vengono rinnovati i contratti, ha aggiunto Tidei, l'ospedale è in ginocchio. Oculistica, ginecologia, radiologia, l'SPDC, veterinaria, il dipartimento di prevenzione, il pronto soccorso. Sono tutti settori che in questi anni si sono fondati proprio sul lavoro dei precari. E questo nonostante il salto di qualità ed il risanamento infrastrutturale del San Paolo avvenuto in questi anni, con reparti riqualificati e ristrutturati ed un miglioramento della qualità dei servizi. Tutto questo è stato sottolineato anche dal direttore sanitario Quintavalle, che ha ringraziato proprio i precari, mai considerati tali, tracciando un bilancio positivo dell'azione amministrativa di questi anni, sotto la guida proprio della squadra composta da Squarcione, Risso e Quintavalle.
A questo però si aggiunge, ha sottolineato, la necessità di riorganizzare i servizi in base al decreto 80 con l'atto aziendale da chiudere entro il 31 dicembre e con incertezze ancora sull'ospedale di Bracciano. Alla fine dell'assemblea i sindaci, seppur pochi rispetto a quelli dei comuni della Roma F, hanno votato all'unanimità una lettera da inviare immediatamente a Bondi per chiedere un incontro urgente e discutere di tre questioni: il deficit di personale già sottostimato di 500 unità, i precari ed il nuovo commissario. E ancora giudiziaria, Fall Alioune, il senegalese condannato a 12 anni e mezzo di carcere per la vendita di CD contraffatti, dovrà attendere ancora prima di sapere se riuscirà ad avere uno sconto di pena o meno. All'udienza di ieri, infatti, il giudice monocratico Francesco Filocamo si è riservato sulla decisione in merito alla richiesta avanzata dal legale del senegalese e l'avvocato Luca Santini di concedere la continuazione del reato, decisione che, se accordata, potrebbe di fatto permettere il dimezzamento della pena, perché, come spiega lo stesso avvocato Santini, si aumenterebbe di tre volte la condanna maggiore, che attualmente è quella a 2 anni, per cui si arriverebbe a 6 anni. Ma c'è di più, perché in realtà, se venisse accordata la continuazione del reato, Alioune potrebbe usufruire anche dell'indulto 2006, per cui si dimezzerebbe ancora, arrivando a 3 anni. In questo modo, spiega ancora il legale, gli resterebbe solo 1 anno da scontare. A quel punto potrebbe poi tornare a casa in Senegal, visto che la sua immigrazione in Italia non è andata esattamente come sognava. E ancora, a proposito di ASL Roma F, è stata confermata la nomina a commissario dell'ex numero uno dell'ASL Roma, Camillo Riccioni. Sarà l'angiologo a guidare l'azienda sanitaria fino alla nomina del direttore generale. E passiamo al comprensorio Tarquinia, quarto giorno di occupazione per gli studenti dell'IS di Tarquinia, che non ci stanno alle critiche che gli giungono in merito alla decisione di prendere possesso dell'istituto scolastico, almeno fino ad oggi, perché dicono: crediamo fermamente nei nostri ideali e siamo pronti a manifestare il nostro dissenso per i tagli scolastici e la privatizzazione dell'istruzione, le gerrate che vanno a colpire la libertà e l'istruzione dei giovani liceali. Indignano infatti gli studenti di Tarquinia che, dopo Roma, Viterbo, Montefiascone, Tuscania, Caprarola e anche Civitavecchia e la Dispoli, hanno deciso di occupare la struttura scolastica lunedì nelle prime ore del pomeriggio, al termine delle lezioni. Molte sono state le critiche all'organizzazione, in quanto è in corso un'occupazione bianca. Tutti coloro che lavorano nell'istituto ne hanno libero accesso, in modo che nessuno, spiegano gli studenti, venga privato del diritto al lavoro. Uno dei principali motivi per i quali noi ci stiamo battendo, oltre a quello che è il diritto all'istruzione. E passiamo a Montalto di Castro. Costringeva la convivente a prostituirsi, per questo un romano 60enne è stato fermato dai carabinieri di Montalto di Castro, coordinati dal maresciallo Zampone. L'uomo è stato portato presso il carcere di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria, contestandogli il reato di sfruttamento della prostituzione. Le indagini sono state avviate dopo la richiesta di aiuto da parte della donna, domiciliata a Marina di Montalto di Castro, che aveva segnalato una gravissima situazione di disagio sociale ed una sudditanza psicologica nei confronti del convivente, un romano 60enne che la costringeva con minacce e altri tipi di vessazione al meretricio, appropriandosi dei guadagni e dell'attività illecita. Il racconto della donna è stato confermato da testimoni e da appostamenti dei militari, che hanno documentato uno strano andirivieni di uomini nell'appartamento abitato dai due conviventi. Il fermato trovava i clienti tramite inserzioni in giornali specializzati in questo tipo di annunci. Santa Marinella, le feste di Natale a Santa Marinella sono tutte targate Santa Marinella Eventi. Quest'anno infatti il Natale sarà speciale grazie all'associazione che quest'anno si fregia di organizzare la maggior parte dei festeggiamenti. Siamo diventato il polo delle manifestazioni della nostra città, spiegano dall'associazione. Le migliori associazioni cittadine collaboreranno con noi. Siamo diventati molto più che una pro loco, riuscendo a catalizzare tutte le energie buone della nostra città. Soprattutto, come per questo Natale, riuscendo a costruire tutto senza contributi comunali, regionali o altro, senza cioè far spendere un soldo ai contribuenti. Ci piace essere proiettati al futuro. Si parte l'8 dicembre, spiegano, con l'accensione dell'albero di Natale da parte del sindaco. Alto 7 metri, sarà decorato dai lavoretti dei bambini delle scuole private e pubbliche. A contornare lo spettacolo, il coro dei bambini di Movimento Canto, che renderanno l'atmosfera ancora più magica. Il 15 dicembre, di nuovo mercatini, mentre
mentre il 16 la prima sagra dell'Arrosticino. Il 21 invece si parte con il presepe vivente. La manifestazione si chiuderà il 6 gennaio con la Befana della Santa di Santa Marinella ai Venti, che quest'anno si sposta in piazza. Gli orari delle manifestazioni sono dalle 15 alle 20 e si svolgeranno tutte a Piazzale Gentilucci. Sarà Ferruccio Fazio, ex ministro della Salute, ospite di dibattiti and Cronos in programma questa sera dopo l'edizione delle 19.45 del nostro telegiornale. Fazio risponderà alle domande dei giornalisti sullo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale. E passiamo alla box. Il tarquiniese Stefano Gasparri di scena all'AIBA Youth World Champions 2012, il campionato del mondo in corso di svolgimento in Armenia, che chiuderà i battenti sabato 8 dicembre. Il pugile delle fiamme oro gareggerà nella categoria 56 kg. Il torneo iridato, giunto alla sua 17ª edizione, avrà luogo sui ring allestiti all'interno dello Sport Complex di Yerevan. Lunedì tutte le squadre partecipanti sono arrivate a Yerevan, dove hanno avuto luogo le riunioni tecniche, si è alzato il sipario sulla kermesse iridata, si sono svolti i sorteggi ufficiali, la cerimonia di apertura e la cena di benvenuto. Si comincerà a boxare oggi e lo si farà per 7 giorni, alla fine dei quali si conosceranno i 10 nuovi campioni del mondo. Alla competizione prenderanno parte compagini provenienti da tutti i 5 continenti con in testa i miglior team del mondo: Russia, Italia, Cuba, Inghilterra, USA, Ucraina, Kazakistan, Francia, Turchia, India, Cina, Armenia. Presenti inoltre i team di paesi che stanno scalando le classifiche della box mondiale, tra cui il Giappone, il Messico, la Lituania, la Grecia e la Georgia. Calcio 5, grande vittoria della femminile Civitavecchia, che sul terreno di gioco del Garbatella riesce a conquistare 3 punti preziosi grazie al risultato finale di 7-5. Una vittoria questa che vale alle ragazze di Raffaella Termini la seconda piazza. Passiamo al karate. Domenica scorsa alla Pala Fisicam di Ostia sono andati in scena i campionati italiani esordienti A, unica società locale presente all'evento, la Mabuni Club, rappresentata dalle atlete Federica Oliviero e Francesca Fanzani. Ottima la prestazione della Oliviero, che ha conquistato un prestigioso argento. E concludiamo con il pattinaggio. Domenica scorsa gli atleti delle 2 squadre agonistiche dell'Otto Ruote Club di Civitavecchia hanno partecipato alla gara tecnica di pattinaggio artistico a rotelle presso la pista di Cinecittà. I 24 civitavichesi in gara hanno giocato il ruolo dei protagonisti, conseguendo punteggi molto alti nei salti e nelle trottole di alto livello. Ma questa era l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.